programma vi è presentato da Rigamonti, prodotti di qualità di manifattura italiana dal prezzo contenuto e delle più grandi firme. Vieni nei nostri negozi a Como in via Luini 20, in via 5 Giornate 11 ed ora anche in via Milano 9, a Cernobbio in via Regina 28A. Rigamonti, calzature al passo coi tempi. Sport Magazine. Ci siamo, un saluto, buona serata, 18 passate da 9 minuti, siamo in diretta radio, diretta anche in web con il nostro streaming e con il nostro super regista Luca Tommasoni, che saluto e ringrazio. Buona serata a tutti voi, un ospite vicino a me, anzi due ospiti, quelli che questa sera sono con noi, e con grande piacere davvero. In anteprima cerchiamo di presentarvi un appuntamento davvero importante che ci sarà mercoledì 11 al Teatro Sociale di Como. Sto parlando di Attaccante Nato, che è la vita e praticamente la carriera di un grandissimo giocatore che ha fatto la sua carriera e la sua fortuna a Como, che è Stefano Borgonovo, indimenticato ovviamente, purtroppo stroncato da una tremenda malattia negli anni scorsi. Allora, Chiara Anzani è qua con me, ufficio stampa della Sociale di Como. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere venuta a trovarci, perché mostra subito alla webcam, ecco. Eccolo qua, ecco, esatto, questa è la locandina. Sì, si riesce a vedere, perfetto, brava. Allora, questa è la locandina dello spettacolo, appunto, di cui tu accennavi, Attaccante. Oh, avete fatto una cosa spettacolosa, consentimelo, perché portare i tifosi del Como al Sociale, in quello che è il tempio sacro, insomma, della musica, dello spettacolo, fare entrare i tifosi del Como, bellissimo. Sì, assolutamente. Allora, sì, no, infatti, era una cosa che volevamo... Adesso che non vi distruggano il teatro. No, no, assolutamente, non lo distruggeranno, saranno bravissimi. Era una cosa che volevamo e che perseguivamo da tempo. In particolare Barbara Minghetti ha sempre voluto comunque arrivare ai tifosi e diciamo che questo è stato un ottimo veicolo. Lo spettacolo è stato inserito a giugno, appunto, nel nostro cartellone e prende spunto dal libro. Inizialmente non avevamo pensato di avvicinarci alla tifoseria, ma poi, appunto, anche parlando con la moglie di Stefano Borgonovo, appunto, questa idea si è fatta sempre più concreta, finché siamo arrivati a loro e che ci stanno aiutando tantissimo, e sicuramente sarà una bellissima serata, un ricordo molto bello di questo. Ecco, con te, visto che appunto sei dell'ufficio stampa del Teatro Sociale, poi c'è anche Alessandro dei Pesi Massimi, e con lui magari avremo anche altri aspetti da approfondire. Spiega un po' che serata sarà, che è uno spettacolo, che cos'è quella serata di mercoledì, lo ricordiamo, mercoledì 11 novembre 20:30, Teatro Sociale di Como, questa è la data da segnare per i tifosi. Esatto, allora tutto inizierà alla libreria Feltrinelli con la presentazione, appunto, del libro di Alessandro Alciato, dove interverrà l'autore insieme ad altri ospiti. Alessandro Alciato, che ha scritto appunto il libro di Stefano Borgonovo. Esatto. Con Stefano Borgonovo, esatto, su questa, appunto, su questa malattia terribile, dove ci sono comunque dei passaggi bellissimi e consigliamo tutti di leggerlo. Alle 20:30 lo spettacolo in teatro, appunto la compagnia di Firenze, appunto, si esibirà in questa pista teatrale, per noi si inserisce nei CTL, nei circuiti teatrali lombardi. Lo spettacolo racconta la vita di Stefano, della moglie, nell'affrontare comunque questa malattia. Una rappresentazione teatrale a tutto tondo. Assolutamente, esatto. Abbiamo poi, appunto, coinvolto i tifosi perché volevamo far diventare, fra virgolette, se può passare questa idea, un piccolo stadio, appunto, il teatro per solo per quella sera. E poi, parlando con loro, piano piano da idea nasce idea, per cui esporremo degli striscioni, uno molto bello dedicato a Stefano, e poi loro porteranno quelli che sono i ricordi di 30 anni, poi mi correggerà Alessandro se sbaglio, di tifoseria, che alla termine dello spettacolo riempiranno tutta la platea e tutti i palchi. Al termine sempre Filippo Andreani, che ha scritto questa bellissima canzone dedicata a Stefano Borgonovo numero 9, la eseguirà sia alla Feltrinelli e poi anche alla fine dello spettacolo sul palco del teatro. Grande serata anche, direi, Chiara, come hai detto tu, di grande commozione, cioè, perché tutto sommato, ecco, poi vediamo, ringrazio Luca Tommasoni, alle nostre spalle c'è appunto la foto di Stefano Borgonovo, ovviamente indimenticato campione che i tifosi del Como continuano a amare tantissimo. Dicevo, quindi tutto questo, Chiara, ha anche un significato importante, davvero di grande emozione, credo. Sì, no, assolutamente, anche perché, appunto, Stefano Borgonovo comunque è nativo di Giussano, ma comunque sì, ha militato nel Como, nel Milan. È cresciuto a Como, rappresenta per Como ancora oggi assolutamente un grande campione, e il teatro ha accettato fin da subito l'idea di volerlo ricordare. Poi, appunto, siamo stati fortunati nell'aver incontrato Alessandro Giummo, i Pesi Massimi, insomma, tutta questa parte, tutta questa espressione della squadra, che ci stanno davvero aiutando tantissimo proprio per renderlo ancora
un ricordo più bello dell'uomo, dell'atleta, del campione. Chiara, per il momento ti chiedo solo di lasciare spazio appunto ad Alessandro, perché è giusto anche ospitare Alessandro Giummo dei pesi massimi, uno dei rappresentanti dei pesi massimi. Devo dire che la stazza rispetto a Chiara è notevole. Ci vuole. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao Alessandro, grazie davvero, perché è stato molto bello il fatto che sei voluto venire qui da noi a presentare tu, Chiara, ovviamente, questa bella anteprima per questa serata. Ecco, come ha detto Chiara, io credo ci sarà davvero anche di emozionarsi mercoledì. Sicuramente quando si parla di Stefano Borgonovo c'è da emozionarsi. Noi siamo sempre stati al suo fianco fin quando correva sotto la nostra curva azzurra. E poi anche noi ci piace molto ricordare la serata di Giussano, quando siamo andati, che ha fatto la partita con i suoi ex compagni di calcio Como e anche del Milan, e abbiamo riproposto per la prima volta dopo 25 anni lo striscione Fossa Lariana. Lo striscione Fossa Lariana è sempre scomparso dagli stadi una volta che si è sciolto il gruppo, ma in due occasioni l'ha seguito, una era quella serata lì e la seconda purtroppo al suo addio. Fuori dalla chiesa c'era lo striscione Fossa Lariana portato da noi. Con questa occasione ci piace ricordare, non voglio svelare niente, perché con Chiara stiamo già facendo un progettino per quella serata, quindi non diciamo niente. Comunque, quando ci ha chiamato Chiara e la direttrice del sociale, non abbiamo mai avuto il minimo dubbio. Ci hanno chiesto di portare lo stadio a teatro e è il nostro lavoro. Quindi mercoledì Alessandro, confermi che sarà una platea del sociale trasformata in stadio Sinigaglia? Ma sicuramente, noi ci siamo occupati anche, anzi ci stiamo ancora occupando della vendita dei biglietti in aiuto al teatro sociale. Poi chiediamo anche a Chiara, ma iniziando magari a anticipare qualcosa anche tu. Abbiamo dei nostri punti vendita che sono amici del nostro gruppo, che sono il Caffecchio di Cantù, che ci segue sempre le nostre iniziative. Poi abbiamo un negozio in via Dottesio che è il Photoshop di Augusto Santini, abbiamo Stefano Conciature, parrucchiere di Prestino. Sono i nostri punti vendita, sono amici che ci affiancano sempre e hanno a disposizione i biglietti per la serata. Lì ci sono i biglietti e ricordiamo una cosa molto importante: c'è un'agevolazione per chi è abbonato, giusto? Per gli abbonati del Como. Sì, per gli abbonati, per i pesi massimi c'è uno sconto circa del 15%, il biglietto costa 17,50 euro. Ripeto, venite perché vedrete qualcosa di particolare, perché in uno stadio gli striscioni li avete sempre visti, nel teatro sociale, soprattutto nel cuore della città. No, perché è una cosa bella questa, nel senso, io rido ma lo faccio con simpatia, perché in effetti, conoscendo appunto la plomba del sociale, insomma questa formalità che giustamente c'è, perché è un luogo quasi sacro tutto sommato, dove si sono esibite star importantissime a livello musicale e non solo, di recente anche Mika per esempio, ma anche vari grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Ecco, trasformare, per così dire, per una serata il sociale in una sorta di stadio è una cosa veramente molto molto bella. Soprattutto perché è lo stadio che sta seguendo Stefano. Finora era Stefano che è famosissima l'immagine di Stefano arrampicato sotto la curva azzurra con il pugno chiuso verso la Fossa Lariana. Purtroppo Stefano non c'è più, va bene, andiamo noi. Chiaramente ci saranno ovviamente i familiari di Stefano Borgonovo, giusto? Ma penso proprio di sì, che la moglie e sicuramente anche le figlie ci saranno presenti, con la speranza anche magari che quella sera ci dia la data definitiva per l'altro evento importante che stiamo portando avanti in silenzio, ma con sicuramente il massimo di... Dillo. E soprattutto con supporto anche del comune, l'intitolazione della piazza Stefano Borgonovo davanti allo stadio. Siamo riusciti a fare anche lì un'impresa, perché in un anno e mezzo siamo riusciti ad avere un sacco di problematiche risolte grazie all'interessamento del sindaco, del prefetto, quindi abbiamo scavalcato la burocrazia che prevede che per intitolare una piazza ci vogliono circa 10 anni. Noi in 2 anni siamo riusciti a farlo, con l'impegno veramente di tutti e il supporto di tutti, ne siamo veramente orgogliosi. Io in mano, adesso chiedo a Luca, il nostro regista Luca Tommasoni, se mi ci dà una mano. Luca, ci dai una mano, perché volevo anche mostrare, se ove possibile ovviamente, questo capolavoro che i pesi massimi hanno fatto, perché oggi ho chiesto ad Alessandro di portarlo. Ce la facciamo? Ce la facciamo, sì. È una misura extra large. Solitamente le sciarpe vengono messe al collo, ma noi siamo un po' diversi, ci piace metterlo in vita, quindi sono dei lenzuoli. Bellissimo. Aspetta, spiega bene che cos'è questa sciarpa.
Niente, questa è una sciarpa che abbiamo fatto quest'anno. Che è solo te, ecco, guardate, guardate che bella. È una, la rappresentazione, e non è una stampa, ma è fatta in jacquard, quindi è ancora più difficile, della rappresentazione della città di Como. Oltretutto abbiamo appena scoperto che la frase "io chiamo solo te", che pensavamo di aver inventato noi, dieci giorni fa è appena uscito un film. Esatto, esattamente, tra l'altro, esattamente. Cioè, senti, girala anche così mostriamo completamente, benissimo, così, ecco, perfetto, grazie al nostro regista. E davanti è il nostro simbolo. Massimo, anche perché in effetti, no vabbè, scherzo. Scherzo davvero, no, molto, molto bella questa. Prego, prego, raccogli quello che hai, hai perso. Prego, sì. I pesi massimi sono, oltre a tifo, colore e passione dello stadio, come ben sai, abbiamo fatto un sacco di iniziative. Io ne approfitto di questa sera, perché siamo qua, anche per fare un'altra, tra virgolette, pubblicità a un evento che stiamo portando avanti, sempre, come ben ricorderanno i radioascoltatori e telespettatori anche, che i pesi massimi affiancano l'associazione Quelli che con Luca per la ricerca contro la leucemia infantile. È un progetto in cui crediamo ciecamente, e allora ne approfitto per dire che il mercoledì prossimo, dopo il 18, ci sarà un torneo di burraco alla discoteca Made, qua non so se si vede, di Como. Sta fa tutto. Perfetto, benissimo. E quindi invitiamo gli appassionati del burraco a partecipare. Ci sono anche dei bei premi, perché il primo premio è un soggiorno a scelta in una capitale europea. Molto bello, quindi, molto bello. Lo ricorderemo. €10, ci sono dei numeri di telefono, al limite poi metteremo la locandina anche sulla vostra pagina. Assolutamente sì. Credete insieme a noi a questo progetto di terapia molecolare, che veramente sta portando dei risultati clamorosi. Beh, i pesi massimi, allora, ancora una volta, Alessandro, davvero in prima fila, sì certo per il tifo, sì certo perché siete attaccati alla squadra, sì certo perché il Como è la vostra fede, ma anche per iniziative, diciamo, importanze di una valenza sociale, la serata di Borgonovo, il torneo di burraco, insomma, sono cose, abbiamo già parlato anche di iniziative che avete fatto in passato, insomma, è molto importante. Perché per Natale abbiamo un'altra bella sorpresa. Ce la vuoi anticipare? No, non possiamo anticipare niente, perché prima bisogna avere prima i fatti e poi le parole. Senti, una cosa che esula dalla serata di Borgonovo: domani ci sarete a Chiavari? Sicuramente, abbiamo già prenotato anche la trattoria. Questo no. Cosa, come ego enogastronomica, come la vedi al di là di tutta la partita? Dobbiamo, deve esserci una svolta, perché se continuiamo a non andare avanti con questo passo, che è veramente troppo piccolo per stare in Serie B, sicuramente andremo incontro alle difficoltà. Però io sono convinto che, oltretutto, mi sembra che ci sia anche una bella risposta dei tifosi domani, perché saremo un buon numero. È logico che la squadra in questo momento deve venirci incontro, perché noi siamo sempre stati al fianco, anche nelle trasferte lontane, martedì sera a Cesena ci siamo sempre stati, non c'è il minimo problema con la squadra, abbiamo sempre supportati e siamo sempre al loro fianco. Però in questo momento sono loro che devono tirarsi fuori, con il nostro aiuto sicuramente, ma da queste sabbie mobili devono uscire loro. Allora, tanti tifosi, pesi massimi, e non solo, domani a Chiavari, oggi in conferenza stampa trovate sul sito il video, le interviste, il video appunto e le foto. Mister Festa ha detto che cambierà la squadra, non ha anticipato niente sulla formazione, ha solo confermato che giocherà Giosa come capitano in difesa, per il resto tutto l'ha lasciato a domani, e chiede una assoluta personalità ai ragazzi. Quindi speriamo davvero che la svolta che dice Alessandro ci possa essere fin da domani. Ti saluto tra poco, chiudiamo anche con Chiara il nostro bel incontro di questa sera. Chiara Anzani dell'ufficio stampa appunto del Teatro Sociale di Como. Allora, le prevendite, lui ha detto, ecco, come stanno andando le prevendite, perché in effetti credo che bisognerà arrivare magari col biglietto, Chiara, perché il rischio per una serata di questo genere è che poi si arrivi al numero chiuso, o sbaglio? Esatto, sì. Allora, quello che noi appunto ci sentiamo di consigliare è comunque di venire in biglietteria in questi giorni, o comunque di non arrivare proprio mercoledì sera a ridosso, perché poi comunque questi spettacoli che diventano quasi degli eventi, happening, evento, sì, giusto. Esatto, poi in realtà magari si rischia di non essere accontentati fino in fondo. In ogni caso, appunto, la biglietteria, le prevendite stanno andando bene, i pesi massimi e le tifoserie ci stanno aiutando. Ovviamente, oltre che alla biglietteria, potete acquistare online, è possibile acquistare online sul nostro sito.
Perfetto, ecco, esatto, ecco, questo è molto importante, quindi se volete partecipare alla serata si può acquistare anche direttamente da casa, dall'ufficio, da dove volete voi, online sul sito del Teatro Sociale. Lo ricordi l'indirizzo? Sì, teatrosocialecomo.it, www.teatrosocialecomo.it. Quindi lo ricordiamo ancora, Chiara, agevolazione anche per gli abbonati del Como avranno un'agevolazione. Sì, gli abbonati del Como avranno il 20% di sconto, che è generalmente la scontistica che andiamo appunto a riservare a chi collabora con noi o per serate, occasioni particolari, per cui gli abbonati del Como, ma non solo, anche tutti gli affiliati alle varie società sportivo-dilettantistiche che comunque popolano il nostro territorio, che sono numerosissime, e quindi anche i ragazzi che giocano o se volessero venire accompagnati dai genitori, tutti hanno appunto questa agevolazione con lo sconto del 20%. Beh, ecco, quindi anche questo, anche per i ragazzi quindi che giocano nelle varie squadre, tesserati possono avere l'agevolazione. Esatto, tesserati, io non so bene come si dica nonostante abbia un figlio tesserato, comunque chi gioca nelle varie squadre, esatto, chi milita nelle squadre avrà appunto, può venire e comunque avere l'agevolazione. Perfetto, e allora davvero molto bello, ricordiamolo ancora, mercoledì 11 di novembre a partire dalle 20.30, giusto? Sì, lo spettacolo alle 20.30, ricordo comunque la presentazione alle ore 18 alla libreria Feltrinelli, appunto in via Cesare Cavour. Esatto, perché sarà, esatto, come dice Chiara, un pomeriggio e una serata proprio dedicata a attaccante nato, appunto il libro appunto scritto da alciato con lo stesso Borgonovo, quindi si chiama così, e quindi sarà proprio alle 18 l'appuntamento alla Feltrinelli, appunto lo ricordiamo, a Como, dove poi ci sarà anche Filippo Andreani che eseguirà appunto la canzone dedicata a Borgonovo. Poi ci si sposta al Teatro Sociale, dove alle 20.30 inizia lo spettacolo, è una rappresentazione vera e propria della vita, della carriera di Borgonovo, di Borgogol, e ovviamente con momenti che saranno anche altamente emozionanti con i tifosi. Credo abbiamo detto tutto. Esatto, assolutamente, quindi vi aspettiamo a teatro mercoledì sera a partire dalle 20.30. Chiara, perché tutto sommato per chi magari non è mai andato a teatro ed è un appassionato di calcio è l'occasione per andare a mettere piede al Teatro Sociale. No, esatto, infatti, come appunto andare allo stadio, magari non tutti frequentano come i nostri paesi massimi lo stadio tutti i giorni, per cui appunto vi invitiamo soprattutto i tifosi a venire, perché non devono essere reticenti verso questo luogo che riserva sempre tantissime sorprese. Grazie Chiara, davvero, chiudiamo e salutiamo anche, perché è stato veramente un grande piacere averlo qui, è un amico, ormai sei un amico. Sì, sono un amico. Sei un amico. Beh, Alessandro Giummo. Ricordatevi che Giummo, ho detto giusto. Bravissimo, ci sarà lo spettacolo dentro lo spettacolo dei tifosi dentro lo spettacolo di Stefano. Senza fumogeni, però no, tranquilli perché non c'è il minimo problema. Ricordate di portarvi la sciarpa del Como. Portate la sciarpa, noi allora chiudiamo con la sciarpa che abbiamo mostrato prima, dai, facciamola vedere, cosa che io direi che è il modo più bello per chiudere questa serata dove Ciao Como vi ha presentato in anteprima attaccante nato, grazie al Teatro Sociale di Como, la gentilezza di Chiara e di Alessandro dei Pesi Massimi, quindi l'appuntamento è, ve lo ricordo, mercoledì sera da non perdere per tutti i tifosi del Como. Alessandro, un grazie davvero per quello che fate e credo... di Natale per la nuova iniziativa. Ci vediamo mercoledì. Sicuramente. Mercoledì. E poi allora per la nuova iniziativa dei Pesi Massimi che domani saranno a Chiavari sempre a sostenere il Como. Grazie ad Alessandro, al nostro regista Luca Tommasoni, ci fermiamo. Buona serata e appuntamento alla settimana prossima con lo sport. Ciao a tutti. Sport Magazine. Rigamonti, prodotti di qualità di manifattura italiana dal prezzo contenuto e delle più grandi firme. Vieni nei nostri negozi a Como in via Luini 20, in via 5 Giornate 11 ed ora anche in via Milano 9, a Cernobbio in via Regina 28A. Rigamonti, calzature al passo coi tempi.